Gian, che stile farai? Ma li fate tutti e due. Tutti e due. Vi faccio vedere, vi faccio vedere, se volete parto prima io nel freestyle, parto nella posizione, come dire, canonica, con le mani fisse sul triangolino, in modo che si mantiene ti consente di mantenere la posizione faccia verso valle. E poi per le persone che hanno coraggio, tra virgolette, se la sentono, liberando le mani, togliendo le mani dal triangolo e alzando i piedi, uno può volare a testa in giù a 360 gradi. Senza pericoli. Senza assolutamente pericoli. Quindi ci vuole un po' di coraggio nel dire ok, mi lascio. Tutto qua. Qualche lancio, giusto? È un attimo. Per abituarti. Ciò che si dice, blogger a 360 gradi. Quello. Sì, praticamente. Beh, quindi faremo il Falcon prima per riprendere un pochino la confidenza con l'aria. Il volo. E poi possiamo provare il freestyle. Sì. Beh, freestyle lo dice la parola, è volo molto libero. Noi l'abbiamo definito sul sito, no? La rondine che volteggia, libera e fa evoluzioni nel cielo, proprio perché sei libero di ruotare su tutti gli assi. Che farà un po' tipo il fagiano più che la rondine, perché da non fare dove mangiare. Il tacchino più che fagiano, che la rondine, perché con la carrucola rossa che mi daranno, penso che più che il tacchino non potrò fare. Tiriamo la blu così entri un po' più deciso. Ah, ho capito. Il rischio. Basta che poi alla fine non mi secchite il cameraman. No. Ma questo rimarrà per i posteri e tutta vi dono la mia telecamera e la GoPro per testimoniare. Questo arriva sempre Falcon. Questo è un altro Falcon. La posizione Falcon perché? Perché Falcon è picchiata. Qual è la più Falcon? La più adrenalinica? No, la più praticata. La più praticata è Falcon. Questo è un trabello deciso. Cacchio, sei arrivato giù. Quarta palenca. Questa è arrivata bella decisa. Però. È venuta una bella ripresina, va?